Vorrei dire due parole sulla pedofilia e sulla omosessualità, mettendo subito in chiaro che la pedofilia è una malattia e l'omosessualità no. Gli omosessuali praticano una forma sessuale non perversa, non malata, naturale. I pedofili praticano un'attività sessuale perversa e malata, innaturale. Da tutta una serie di inchieste è emerso negli ultimi anni che è cresciuto il numero degli abusi sessuali sui minori ed è cresciuto il numero degli omosessuali. Badate bene, non è cresciuto soltanto il numero delle denunce degli abusi sui minori, è cresciuto il numero di coloro che denunciano, ma è cresciuto anche il fenomeno, il fatto. Oggi in Italia, ma non solo, si abusa di più sui minori. Sono di più i maggiori che abusano dei minori. Il fenomeno della pedofilia, della pornografia, è cresciuto. E anche ci sono più omosessuali. Non solo si manifestano di più, sono più visibili coloro che in passato erano invisibili. Ma ci sono più omosessuali. Qual è la ragione di questo accrescimento della pedofilia e della omosessualità? Ci sono un paio di ragioni comuni. Da un lato c'è l'elemento demografico. Su un pianeta sovrappopolato, i rapporti sessuali sterili sono utili. I rapporto sessuale omosessuale è sterile ed è utile relativamente alla questione demografica. Il rapporto pedofilo è osceno, è criminale, ma è sterile. Poi c'è l'elemento psicologico, mentale, esistenziale, filosofico, che accomuna l'omosessualità e la pedofilia. In un mondo sempre più complesso, in un mondo in crisi, una crisi di civiltà, la struttura della personalità si è indebolita, si è confusa. E allora il confronto con l'altro, con il nostro pari, ma diverso, è più delicato, è più difficile, è più angoscioso, è più problematico. Ecco allora che l'omosessuale ama un altro che non è poi così diverso da sé. C'è una diminuzione di diversità nell'omosessualità rispetto alla eterosessualità. E anche nel rapporto sessuale pedofilo c'è una disparità. Il maggiore approfitta del minore. Quindi l'omosessualità è fisiologica, è naturale, non è una malattia. La pedofilia è patologica. E
è innaturale, è una malattia, ma tutti e due questi fenomeni, la crescita della pedofilia, degli abusi sui minori, la crescita dell'omosessualità, degli amori fra esseri dello stesso genere, fanno riferimento a fattori oggettivi, la crescita demografica, e soggettivi, la difficoltà del sopravvivere e vivere nel bel mezzo di una terribile crisi di civiltà.